jeździ ni surtati che non raggia qua scima buc cacciuei debè a scuria gente come selva gin finco sangue sarvegono gasmurto a què dopo ferin nu i feri da prigion in te ferria semenza velenosa da deportazion perché del nostro da cianiome non può ci cresce niente. 8-10 anni di politica dell'odio. Noi abbiamo visto una destra molto feroce, un attacco molto feroce abbiamo visto, specialmente anche da parte di alcuni membri del governo che si potevano permettere di insultare gli immigrati gratuitamente alla televisione pubblica. Questo accade solo in Italia, perché in qualunque altro paese verrebbe denunciato. C'è questo clima, un clima di intolleranza. Io dicevo, ho paura della crisi, perché la crisi aumenta le tensioni sociali. E su questo la politica è stata latitante. Sono lì, no, questi immigrati li dobbiamo integrare, però più di questa parola integrare non fanno niente. Noi abbiamo i figli nati qui, dove sono considerati stranieri. E l'altro giorno anche a Torino è successo quel che è successo. A questo punto queste persone possono approfittare di un clima molto avvelenato per fare questi atti di barbarie. E veramente quello che è successo oggi è veramente drammatico. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano. Iniziano bene, finiscono male. Capita spesso che li trovi a rubare e fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non sono mai stato un qualunquista, quelli che dicono che sono tutti uguali. Quella non è la mia maniera di pensare, però lo ammetto, certe volte l'ho pensato. I funzionari dello Stato italiano sembrano spesso personaggi da vetrina. Sotto la luce sono belli ed invitanti, quando li scarti poi ti accorgi che erano finti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Si dice sempre che ogni popolo assomiglia in tutti i sensi alla sua classe dirigente, ma è solo un modo per generalizzare, per scaricare la responsabilità, perché la storia invece...